Grazie Fabio, grazie a Daniele, a tutto il gruppo che ha organizzato, grazie a tutti voi. Guardate, io provo a rispondere alla domanda di Fabio citando un fiorentino che è famoso in tutto il mondo, che ha un grande potere, sto parlando di, che era gran, aveva un grande potere a Firenze, stiamo parlando di Niccolò Machiavelli, naturalmente, che ha insegnato al mondo a fare un'importantissima distinzione, perché spesso quando si parla appunto di lobby si ha un atteggiamento ideologico e proprio pregiudizievole rispetto a questo. Invece Machiavelli ci insegna che cosa? A fare una distinzione tra il mondo per ciò che è e il mondo per ciò che si vorrebbe che fosse, che è quello che fa uno scienziato politico, un analista, è guardare il mondo per ciò che è. Allora, il lobbying è prima di tutto un fatto, che piaccia o no, che ci sia una legge o no in un paese o in un altro, il lobbying è qualcosa che avviene, è sempre avvenuto nel momento in cui c'è una forma di potere, c'è cioè del potere. Lobbying significa cercare di esercitare un'influenza, come diceva prima appunto il mio omonimo, si tratta di esercitare un'influenza su quel centro di potere, per questo che sia democrazia o no. Possiamo parlare di antichi sistemi di potere, oggi è la stessa cosa. Lobbying è un fatto, questa è la grande lezione di Machiavelli. Per questo io trovo personalmente così interessante studiare il lobbying, perché studiare come avviene l'influenza del potere ci permette di capire molto di più su che cos'è quel potere stesso, su come viene esercitato, ci permette di capire oggi come funzionano le nostre democrazie, per quello appunto nello studio che tu citavi. Mi sono concentrato su come avviene il lobbying nei vari paesi per capire anche le differenze tra questi paesi, proprio come sistemi politici. Quindi è un fatto. Cosa succede? Quando si parla di regolamentare, di dare una legislazione, di riconoscere il lobbying, dare un ruolo, a volte c'è invece un atteggiamento pregiudiziale diciamo di un po' moralista, perché nella versione ingenua si pensa che non legittimando questo è come se scomparisse, cosa che appunto Machiavelli ci dimostra non essere vera. Invece, in un atteggiamento un po' più sofisticato, chi è che si oppone a un riconoscimento del lobbying e a una, per esempio, una regolazione a livello legislativo di questo? Chi gode già di una posizione di vantaggio, di rendita, di un accesso privilegiato ai decisori pubblici? Guardate. Giusto per fare anche nomi scomodi. Pensate in Italia, questi sono quelli che in scienza politica chiamano modelli neocorporativi, no? Per tanto tempo ci sono stati alcuni attori privilegiati della rappresentanza di alcuni settori, pensate a Confindustria, a sindacati, quando si parla di politiche economiche, per esempio, in cui si dice no, noi non rappresentiamo soltanto una fetta di società, noi rappresentiamo un interesse pubblico, un interesse generale, noi siamo contro le lobby. Ma vi rendete bene conto di come anche i sindacati stessi, che sono tanti sindacati, anche le associazioni di rappresentanza di categorie, che sono tante, non a caso, tutte le varie associazioni di rappresentanza oggi sono non soltanto frammentate, ma rappresentano sempre un punto di vista particolare. Perché? Perché io ho fatto una tesi di dottorato perché mi arrovellavo il cervello su questo problema, sul concetto di interesse pubblico. Mi chiedevo, ok, che cos'è l'interesse pubblico? E lì, e poi chiudo subito la parentesi filosofica, l'interesse pubblico non è più quello che per esempio aveva in mente Platone nel dire guardate, c'è una categoria di persone, i filosofi, che sono quelli che hanno la verità in tasca, quindi loro devono governare. Questo è il modello platonico. Ma è qualcosa che filosoficamente non regge, non c'è nessuno che ha la conoscenza, ma per motivi proprio filosofici profondi, che ha la conoscenza autosufficiente per dire io ho la verità in tasca e quindi devo governare. La democrazia oggi si basa proprio su questo assunto di conoscenza, cioè nessuno ha la verità in tasca e quindi ci si affida al criterio democratico, la maggioranza o appunto l'alternanza, sono altri criteri. Quindi, al di là dell'aspetto filosofico, come possiamo quindi approcciarci a questo fenomeno? Guardate, spesso il problema qual è? La confusione anche terminologica in Italia, perché percezione negativa che c'è in Italia in realtà è una percezione negativa che si trova anche in tanti altri contesti, perfino negli Stati Uniti, che sono quelli che più di tutti nel mondo invece hanno accettato questo fenomeno, lo regolamentano dal 1946, è stata la prima legge.
quindi una percezione persistente negativa un po' ovunque. Ma qual è, da dove deriva l'equivoco? Quando si parla di lobby sostantivo in Italia, la lobby è appunto un gruppo che dice ah, questi sono i cattivi, la lobby che diventa un qualche interesse. Invece l'attività di lobbying, quindi il verbo to lobby, è chiunque faccia lobby. E lì appunto torniamo a quello che diceva anche Alberto, chiunque quindi può fare lobby, giusto? Lobbying come verbo, chiunque può fare, esercitare pressioni sul decisore pubblico. Quindi che siano cittadini, che siano associazioni di categoria, che siano associazioni non profit, che siano gruppi di interesse vari, che siano aziende, tutti quanti, questa è l'immagine che vi propongo, un'immagine di una società fatta di molteplici gruppi di interesse che lottano l'un l'altro per cercare di avere, di prevalere a livello delle decisioni pubbliche, di convincere più del tuo oppositore, il decisore pubblico, a fare una legge in un certo senso, a fare una delibera, una mozione in un certo senso. Quindi questa è l'immagine. Come facciamo a regolamentare questo? Perché conviene al decisore pubblico approcciarsi in maniera costruttiva a questo? Intanto perché abbiamo detto è un fatto, quindi non regolamentarlo significa che quello che succede sfugge al tuo controllo. Invece il regolatore intelligente è quello che cerca di indirizzare un fatto che comunque avverrebbe. E ci sono tre vantaggi nel fare questo. Il primo è quello di avere una migliore qualità delle decisioni pubbliche, nel senso che da ognuno di noi, dai gruppi di interesse, dalle varie lobby che compongono la società, possono arrivare informazioni che il decisore pubblico non ha, perché appunto non sono onniscienti. Quindi possono arrivare sia dati proprio di conoscenza empirica di un determinato problema, sia competenze, know-how, expertise, cioè proprio conoscenza di competenze su un certo problema, o anche soluzioni, idee, e per quello poi anche ogni singolo cittadino. Non so se vi ricordate, non so, Armageddon, avete presente il film Armageddon, in cui abbiamo un problema, c'è un asteroide che sta per colpire la Terra, e ci serve chi? I migliori nel mondo. Vanno a trovare chi? Bruce Willis, che nel film è quello che fa estrazioni, che magari ha un gruppo, un'azienda di gente fuori di testa, ma che è il migliore al mondo. E questa è l'immagine che dobbiamo che ho in mente. Mi piacerebbe un decisore pubblico, un governo, io lo vedo dal punto di vista più istituzionale, diciamo, dal punto di vista non dei cittadini, ma dal punto di vista del governo, del Parlamento, dei ministri, del decisore pubblico, che vuole dare un vantaggio, vuole sfruttare in maniera intelligente proprio questo fenomeno e trovare i migliori, quelli che ti possono dare le soluzioni. Le soluzioni possono arrivare da chiunque, quindi le competenze, le soluzioni, la conoscenza di un problema. Questo è il primo vantaggio del avere una regolazione del lobbying. Il secondo è quello che qualsiasi decisione il decisore pubblico prenda, se coinvolge fin dall'inizio dell'elaborazione della decisione i vari gruppi di interesse, i vari stakeholder si chiamano, no? Coinvolti in quella decisione, avrà una vita più facile nell'implementare quella decisione, pensate nelle varie riforme. Quando io riesco a già prima coinvolgere i vari gruppi di interesse, ho vita più facile proprio nell'implementare, perché saranno stati coinvolti, ti possono già correggere già all'inizio, già quando stai formulando questa policy, oppure ti possono dare appunto soluzioni, quindi è un'implementazione più facile nell'applicare le riforme. In Italia quante volte approviamo leggi bellissime che poi rimangono sulla carta? Questo è davvero uno dei grandi problemi in Italia, secondo me. E il terzo vantaggio di una gestione intelligente del lobbying è quello della legittimazione, nel senso che quando io, decisore pubblico, in tempi in cui c'è un populismo crescente e in ogni dove, una cultura del sospetto, quando si parla di lobby si parla sempre di noi, i poteri forti, chissà chi c'è dietro, non l'Italia poi è il paese delle cospirazioni, chissà cosa c'è dietro questo, a volte reali, però a maggior ragione i decisori pubblici, le istituzioni sono spesso delegittimate in questo gioco al massacro. Invece, se io rendo tutto questo trasparente e gestisco in maniera inclusiva le varie influenze che mi possono arrivare, ne esco legittimato come istituzione, perché i vari gruppi di interesse riconosceranno in te un interlocutore aperto appunto ai vari contributi, e questo renderà più legittimate non soltanto la singola decisione che tu prendi in un dato momento, ma proprio l'istituzione stessa, che è aperta ai cittadini e coinvolge i vari interessi. Guardate, io faccio una distinzione
è importante capirsi filosoficamente su quello. Quando si parla di democrazia 2.0, quando si parla di, appunto, di mondo digitale, come il digitale impatta su tutto questo, di reti, una distinzione tra democrazia 2.0, che è quella che si fonda su un ideale di democrazia diretta. La democrazia 2.0, sostenuta da tanti, non nel Movimento 5 Stelle, per esempio, è dire: cerchiamo, sull'idea di Rousseau, di ricreare una società in cui tutti quanti stiamo lì, andiamo sul web a votare e possiamo prendere direttamente le nostre decisioni. Non abbiamo più bisogno della democrazia rappresentativa. Ora, per me ci sono mille problemi proprio da tutti i punti di vista su questo modello, ma su questo appunto non voglio approfondire. Mentre una visione che può usare la rivoluzione digitale, può usare tutto quello che ci siamo detti, impiantandola sulla democrazia rappresentativa, quella delegata, classica, è una democrazia che io chiamo 3.0, una democrazia collaborativa, in cui i cittadini, in cui è quello che si diceva prima, i cittadini possono intervenire, possono avere un'influenza, ma collaborano alla soluzione di problemi pubblici. Il decisore pubblico non è più... Ragazzi, ma questi come fanno? Pensate a consiglieri comunali, eurodeputati, ministri. Non è che stanno lì e appunto hanno tutta la conoscenza del mondo. Hanno bisogno. Non è che è qualcosa che viene ogni 5 anni, la reazione, questo è l'unica forma di partecipazione. Hanno bisogno, come si diceva prima, di un apporto, perché davvero può venire dal singolo cittadino l'idea brillante che ti risolve un problema, a volte tecnicamente difficile, che hanno da risolvere. E allora democrazia collaborativa è esattamente questo. Secondo me la grande filosofia che ci salva in questa, nel plasmare come il governo come dovrebbe funzionare il governo, come costruire una società migliore oggi, è la filosofia del governo aperto, il cosiddetto open government. E anche un'associazione che Obama lanciò, un'iniziativa che Obama lanciò nel 2011, un Open Government Partnership, un'associazione governativa che oggi include più di 75 paesi, anzi 75 paesi nel mondo, in cui si cerca di sensibilizzare tutti i governi di avere proprio dei piani biennali in cui si rendono le amministrazioni più aperte. Cosa intendiamo per amministrazioni aperte? Intendiamo associazioni appunto che rendono intanto trasparenti i loro processi decisionali. Sono più accountable, sono più responsabili in ciò che fanno, quindi noi sappiamo ciò che i decisori pubblici fanno e quindi sono più responsabili, rispondono in maniera aperta al pubblico. Consentono una collaborazione, consentono una partecipazione rispondendo ai problemi che si dicevano prima di una rappresentanza iniqua, di alcuni soggetti forti e altri deboli. No, allora io come governo ho interesse ad avere tutti quanti dentro e a includere appunto i vari soggetti. È soltanto così che possiamo costruire una democrazia gestita in maniera più intelligente, una democrazia collaborativa, aperta al contributo di idee, di soluzioni, di expertise, di legittimazione da parte non soltanto dei cittadini, delle associazioni, dei gruppi di interesse, delle varie lobby, che devono essere tutte sentite, e alla fine poi il decisore pubblico sarà quello che decide, perché l'impianto della democrazia rappresentativa non si deve toccare. Il nostro intento è migliorare la democrazia rappresentativa, ma qualsiasi cosa sarebbe peggio. Non ricordate il famoso aforismo di Churchill: la democrazia è una pessima forma di governo, eccetto tutte le altre. È proprio lì. Non se ne esce. Noi possiamo, grazie anche al digitale, migliorare i processi di governo, grazie alla filosofia dell'open government, ed è così che noi possiamo costruire una società migliore. Di fatto, in che modo? Avendo decisioni di qualità migliore, è lì che è il punto di caduta, decisioni di qualità migliore, una legittimazione maggiore dei decisori pubblici e un'apertura del governo stesso al contributo di ognuno di noi. Questo sarebbe fare un passo in avanti. Grazie.